Buongiorno ragazzi, ore 8:46, episodio 148. Sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. È lunedì, detto anche, non posso ancora vedere la data, quindi lunedì qualcosa di gennaio. Oggi intanto introduciamo come è andato il weekend, perché uno dice weekend, cosa succede? Non succede nulla. E invece, per quanto mi riguarda, ci sono stati due acquisti sui link affiliati di Amazon che mi hanno portato un guadagno di 99 centesimi, e questo è bene, e il solito 19-20 centesimi in un giorno e 9 in un altro giorno degli AdSense. Quindi per quanto mi riguarda è un weekend veramente ottimo, contando sempre che per esperienza personale il sabato è il giorno nel quale proprio gli incassi degli AdSense calano drasticamente. Ovviamente perché c'è niente da fare, come diceva il tipo di affari miei.biz, lui nota che nei giorni lavorativi gli accessi al suo sito sono assurdamente alti, e per argomenti del tipo come non lavorare eccetera eccetera, no? Nel weekend stranamente non ci sono più accessi a quei contenuti. Perché? Perché la gente ci va quando lavora. Quando lavora si rompe i coglioni, e quando sta a casa dice vabbè dai, ci penserò a lunedì. Quindi questo è un po' quello che succede, per quello anche che sabato in particolar modo ci sono meno accessi ai miei contenuti che trattano di finanza o di indipendenza finanziaria. Va da sé che penso che peggiorerà questa situazione ulteriormente quando finirà questa fase di lockdown. Perché? Perché la gente sabato e domenica inizierà ad andare in giro e non considererà più questi contenuti, adesso è a casa. Per quanto poco possa pensare alla finanza, comunque magari ci fa un pensierino, perché non sai cosa fare. Quando va in giro, è morta lì. E quindi questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che finalmente ho ripreso a mandare una newsletter. E vabbè, il titolo ovviamente faceva riferimento al contenuto principale di queste settimane. E sarà anche per quello, però ho avuto un open rate del 42%. Per ora l'ho mandata neanche 24 ore fa, non so di quanto aumenti l'open rate dopo 24 ore, però insomma tant'è. Quindi un 42%, cioè non posso neanche dire 1 su 2, ma quasi, e un click all'interno della newsletter del 28%, un click rate, quindi di chi l'ha aperto, poco più di 1 su 4 hanno fatto un click, che è molto molto bene secondo me rispetto alle metriche precedenti che arrivavano ha un click rate del 12-14% e un open rate molto basso, arrivava al 30%. Detto questo, la newsletter con MailChimp fortunatamente si può esportare, può essere visualizzata come pagina web, quindi credo proprio che lo farò, e quindi se non siete iscritti potete comunque leggervela tranquillamente. C'è un po' di recap dei contenuti principali di queste ultime settimane, direi anche di questi ultimi 2 mesi. Ok, adesso andiamo a iniziare l'episodio, perché c'è una riflessione che mi è venuta sempre nel weekend ovviamente, e riguarda esperienza di vita vissuta proprio, quindi toccata con mano, vista e dedotta. Eccoci qua, riprendiamo la sera, ore 18:03, perché ormai mi tocca registrare a tranche. In realtà la prima la faccio, così mi lancio già, so già che arrivo la sera con qualche idea già in canna, qualcosa di già realizzato, quindi sono più motivato a registrare. Allora, la lezione che ho imparato questo weekend è stata la seguente, ovvero finalmente la neve ha un po' mollato il colpo e sono riuscito a raggiungere una casupola che ho dall'altra parte della strada rispetto a dove abito, e un po' con un sentiero di 50 metri, un po' dentro, non su un bosco, però su un, non so come dire in italiano, su un crepe, su un dirupo, ecco, su un simil dirupo, dove quindi bisogna camminare in bilico. Già andare quando il prato è libero è un po' incasinato, con la neve che non si capisce dove sprofondi, dove stai su, è difficile da raggiungere. Quindi non ci sono mai andato le ultime settimane, ma dovevo andarci perché lassù c'è la riserva di legna, quindi usando io la legna per scaldare casa, quando ne ho, ovviamente ho anche il metano, non è che sono così preso in maniera minimalista fino a questo punto, e sono riuscito con mio papà ad andare su a prendere questa legna, insomma caricare dei sacchi e portarli giù e avanti e indietro
un po' un paio di ore, perché i sacchi sembrano grandi, in realtà circa che dentro 10 legni sono già pieni, e avanti così. E allora qual è il problema? Vado su per questo sentiero, mio papà era già su, l'ho raggiunto dopo, e porco cane, oh, c'era un albero che era cresciuto con dei rami lunghissimi, quelli fastidiosi, quelli che poi a rompere non si spaccano. Se ti finiscono in un occhio, ti penetrano la cornea. Erano in mezzo al sentiero. E io continuavo, sono andato una volta, l'ho spostati con le mani, sono andato la seconda volta, vai su giù, li ho spostati con le mani, ho detto bom bom, prossimo giro prendo le cesoie, gli do una rasata e basta, mortalice, non è che posso stare qua a rompermi i coglioni ogni volta con questi rami qua. Fatalità, cosa succede? Vedo mio papà che torna indietro per il sentiero portando un sacco di legna, boh, e vedo che poi torna in su e dico ah, vediamo se anche lui rompono i coglioni anche lui. Arriva là e cosa fa? Prende i rami e li usa per tirarsi su, per fare quel pezzo di sentiero che era il più duro, li usa come sostegno e li tira e va avanti. E mi sono sentito un po' un coglione, ho detto cavoli, cioè pensa a te, io mi faccio tante seghe per dire adesso li taglio, chissà che bene che si sta dopo, e invece potevo usare un po' di più il cervello e usarli per far meno fatica, prenderli e farmi dare una mano a andare su per questo sentiero. È incredibile, mi ha fatto riflettere sul fatto che veramente, probabilmente, non dico tutte ovviamente, ma gran parte delle situazioni della vita offrono due visioni, quella che le vedi come una rottura di coglioni e quelle che le vedi in maniera oggettiva e dici ok, come posso sfruttarle? Posso tagliarle e quindi anche se cado poi non ho neanche un aggancio per tirarmi su, o posso usarle per darmi una mano a salire il pezzo più duro del sentiero. Ecco, questo mi ha fatto capire che, e mi ha fatto anche incazzare, sarò onesto, perché quando vedo delle cose così ovvie, a posteriori sono sempre ovvie chiaramente, dico ma sono proprio stronzo che non ci sono arrivato. Un po' come, non so se ve l'ho già raccontata, cambio un attimo argomento, però una volta eravamo fuori con degli amici a fare aperitivo e c'era una fottutissima candelina nascosta dentro una specie di cubo di legno, era stato alto 5 cm con i paletti e si poteva, era aperto da tutti i lati, solo che c'erano questi quattro paletti che tenevano su la candelina, no? E io ho iniziato con l'accendino a provare a accenderla, chiaramente mi mustionavo le mani perché entri dentro con l'accendino parallelo al terreno, la fiamma va verso l'alto, ti brucia il pollice e basta, ti fai male. A un certo punto il mio amico prende il cubo, lo rovescia e quindi accendendo l'accendino con la fiamma su dritta potevo accendere il lumino. Non so se si è capita la situazione, però mi ha fatto girare i coglioni, ho detto cacchio, io sono proprio stronzo. E sono quelle cose che veramente, cioè, mi fanno arrabbiare in senso positivo, cioè mi fanno capire che, cioè, ce n'è da imparare, ce n'è da ragionare e soprattutto ce n'è da vedere le cose in maniera costruttiva sempre, perché tu non lo vedi magari, però arriva qualcuno che lo vede, e o perché lo vede perché ci arriva prima o perché non ci fa neanche caso, oppure lo vede perché appunto magari vede anche lui il problema, però si sforza un po' di più per trovare la soluzione e per provare a capire come utilizzare questa cosa in maniera a suo favore, ecco. Quindi questo è un po' l'argomento di oggi, anzi un po', questo è l'argomento di oggi. Fatemi sapere se è stato interessante. Finalmente sono tornato a riproporre una situazione di vita vissuta che fa riflettere, quindi sono molto contento. E magari è successo anche a voi, ditemelo, mandatemi una mail se volete. Però, cosa più importante, ugualmente importante, lei diciamo, è votare questo podcast 5 stelle, commentino, così già come contento, anzi no, commentino no, commento, così già come contento, il suo ego è soddisfatto e il podcast cresce. E, oppure potete semplicemente andare sul blog, nella home page c'è uno slider con delle immagini, se scorrete sulla seconda è contribuisci senza contribuire, potete nella sezione contribuire al blog, comunque a tutto l'universo, con delle piccole azioni che a voi non costano un euro e a me danno un piccolo guadagno, sono ovviamente affiliazioni eccetera eccetera, ma se andate sulla sezione lo scoprite senza problemi, quindi vi aspetto là ragazzi su quella sezione. Sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni, a domani, ciao ciao.